Si è tenuto presso il Grand Hotel di Salerno il convegno dell'onorevole Caldoro, candidato del PDL per le elezioni della regione Campania. Alla conferenza erano presenti il ministro della difesa Ignazio La Russa, la ministro per le pari opportunità Mara Carfagna e l'onorevole Italo Bocchino, che hanno commentato il programma del partito e la situazione in Campania. Parte a Salerno la campagna del PDL, l'abbiamo già fatta partire a Napoli, ad Avellino, con grande entusiasmo. In tutta la Campania registro un grande entusiasmo, una grande volontà di ridare a tutta la Campania l'opportunità di tornare ad essere veramente quella regione che ci aspettiamo possa dare grandi risultati ai suoi cittadini. E qui in particolare io confido molto su coloro che hanno il compito di fare squadra. Ecco, la squadra attorno a Caldoro mi sembra la cosa bellissima. A Napoli ho detto che la squadra è fatta anche da ministri, la Carfagna, dall'Alessandra Mussolini. Qui credo che anche i dirigenti stiano, se non candidandosi, dando già il massimo di apporto. C'è veramente una grande tensione ideale e morale per dare alla Campania un governo di centrodestra. Ci piacerebbe incontrarci, ed è l'appello che faccio a Casini e ai dirigenti locali, sul terreno dell'alleanza programmatica, cioè sui progetti, sulle cose che si vogliono per questa regione. Siccome la cornice valoriale nostra dell'UDC non è dissimile, ci diversifichiamo in altro, credo che la cosa debba e possa essere possibile. Un grande partito come il PDL deve fare della coesione la sua prima arma. Se qualcuno vuole, accetto scommesse, la coesione sarà visibile a Salerno più che in altre province. Il ministro La Russa ha poi aggiunto che la sinistra è stata artefice del boom di immigrati del nostro paese ed ha concluso parlando della magistratura e delle organizzazioni che costruiscono il rigore necessario per una corretta amministrazione. Fuori della sinistra, le posizioni, chiamiamole culturali, della sinistra e dell'estrema sinistra, che per anni hanno continuato non solo a sostenere, ma a praticare il tam-tam, venite, venite in Italia, che qui c'è posto per tutti. Hanno ingolfato le nostre città come Milano di clandestini, di gente che cerca di trasformare i quartieri in luoghi di spaccio e di contrabbando, hanno cercato in tutti i modi di mettere il bastone tra le ruote alle leggi che abbiamo fatto, ai provvedimenti che stiamo prendendo. E non sono solo i partiti, ci sono organizzazioni apposite per evitare che i clandestini siano espulsi, ci sono centrali che danno i documenti falsi. Poi all'Adri, diversamente naturalmente, c'è persino una magistratura che interpreta sempre le leggi in maniera più favorevole agli immigrati clandestini e mai alla volontà di fare rigore. Allora, con tutto ciò noi stiamo facendo il massimo. Il Popolo della Libertà, il governo di centrodestra, ci tiene a far sì che ci sia da un lato un vero, severissimo rigore e dall'altro lato l'accoglienza per chi la merita, ma senza il rigore i primi a pagare sono gli immigrati irregolari e senza rigore chi paga ancora di più sono gli incolpevoli cittadini italiani che vedono i loro quartieri trasformati in luogo di criminalità.